Fuori dall'abitato di Casaleggio, in provincia di Novara, ma nella diocesi di Vercelli, sulla strada che conduce a Castellazzo, ci si trova a passare sulla destra un rudere invaso dalla vegetazione da cui svetta come un monito alla brutalità del tempo un campanile che termina con un cono di laterizio riflesso nelle risaie. La devozione ad Antonio Abate, patrono di macellai, contadini, pompieri, allevatori e protettore degli animali domestici, fu motivata dalle virtù taumaturgiche attribuitegli soprattutto contro l'herpes zoster, o fuoco di Sant'Antonio, e più generalmente contro la peste e altre malattie contagiose dell'uomo e l'erisipela del bestiame. I duchi di Milano, con in testa Galeazzo Visconti, fortemente devoti a Sant'Antonio, rivendicavano il privilegio di trasportare in processione ogni anno nel giorno dell'Ascensione la cassa con le reliquie del santo che si venerava a Saint-Antoine-l'Abbaye, nel Delfinato, ma che per la gente era sempre Sant'Antonio del Purché, protettore degli animali della fattoria, che si festeggia il 17 gennaio, giorno in cui a Casaleggio si celebrava messa. Risale a questo periodo, o al più agli inizi del XVI secolo, l'edificazione di una serie di chiesuole dedicate al santo, accomunate dalla tipologia dell'oratorium apertum, semplici e basse cappelle terminate da un'absidiola con volta a semicatino o a padiglione, aperte anteriormente ad arco e protetta da una cancellata di legno. La prima notizia relativa all'esistenza della Ecclesia Ruralis Sancti Antonii, a 700 passi dal centro abitato di Casaleggio, lunga 30 passi e larga 16, risale al 1556. Originariamente dotata di un altar maggiore e due cappelle laterali, la chiesa non aveva volta ma solo soffitto, tranne nel coro e nelle cappelle, e una sacrestia. Come riportano le cronache ecclesiastiche, è ubicata in campagna fuori dall'abitato. La chiesa si presenta come un rudere privo di tetto e in rovina, quasi interamente ricoperto dalla vegetazione, ma è ancora affiancato da uno svettante campanile, forse 4-500, dotato di una base quadrata, elevato su 5 livelli d'altezza, delimitati da cornice marcapiano, fra le quali si aprono le monofore in cui hanno eletto la residenza i piccioni.